Oggi è un appuntamento importante, ancora di più in vista di quelle che sono le prossime scadenze, perché a maggio 16 comuni del territorio andranno al voto e, come avete detto, ci sarà un centrodestra compatto. Assolutamente, questo è stato il mio pallino da sempre, l'ho sostenuto alle comunali di Rimini del 2016, dove Forza Italia ha anche fatto qualche passo indietro per salvare l'unità del centrodestra, l'ho sostenuto alle provinciali di quest'anno e dell'anno prima, dove il centrodestra è andato unito, cioè io e il segretario provinciale della Lega abbiamo materialmente compilato la lista insieme a casa sua, quindi i rapporti sono assolutamente ottimi e cordiali, quindi non c'è motivo di rompere un'alleanza che funziona. Quello che avviene a Roma è un governo che noi consideriamo innaturale, una forzatura. Invece il centrodestra ha il suo alveo naturale in un altro ambiente, in un'altra area, e lo ha dimostrato in Lombardia, in Veneto, in tutte le regioni, gli enti locali che amministriamo insieme, quindi non vedo perché interrompere la tradizione. Quindi dove possiamo, e spero sarà il 100% dei comuni, andremo insieme. Però è stato anche detto, insomma, nessuna imposizione nel momento in cui ci sarà da discutere, ricordando anche quello che è accaduto appunto nel 2016. Perché il secondo obiettivo, oltre ad andare insieme, anzi il primo obiettivo è quello di vincere, quindi scegliamo il candidato migliore. Se il candidato migliore ce l'ha Forza Italia, lo sceglie Forza Italia; se il candidato migliore ce l'ha Lega, lo sceglie la Lega; se il candidato migliore è un civico che può vincere e noi abbiamo piacere di sostenerlo, sosterremo un civico. Quindi non ci devono essere guerre di bandiera né di campanile, andiamo uniti, andiamo a vincere i comuni della provincia di Rimini, approfittando dei sondaggi che ci danno addirittura in vantaggio anche per le regionali di novembre. A che punto è la trattativa, la scelta di questi nomi? Perché i comuni sono tanti, ce ne sono anche alcuni importanti e tra l'altro la maggior parte al momento è governata dal centro-sinistra. Diciamo che siamo a buon punto, non voglio sbilanciarmi adesso, però diciamo che come coordinatore provinciale per ogni comune ho un candidato che mi piace, in alcuni casi mi piace molto. Alcuni nomi sono stati fatti sui giornali, non voglio confermarli ma nemmeno smentirli, parlo di Sant'Arcangelo, di Bellaria. E ce ne sono altri e poi adesso andremo anche a lavorare di fino nei comuni più piccoli dove le trattative ovviamente si fanno magari più al bar piuttosto che nelle conferenze stampa, dove però siamo fiduciosi, siamo molto fiduciosi. I sondaggi ci danno il centrodestra avanti e quindi sarà un ottimo annato per noi. L'ultima battuta, qual è lo stato di salute di Forza Italia in questo momento? Allora, è sotto gli occhi di tutti che non siamo più al 37% di qualche anno fa. Ovviamente abbiamo perso dei punti rispetto ai 25 anni che sono passati, che celebriamo in questo periodo. Però Forza Italia rappresenta un bisogno costante, un sogno che c'è sempre, quello di più libertà, di avere più lavoro, meno tasse. E quindi non tramonterà mai. Un'area liberale c'è sempre stata e ci sarà sempre. E sono convinto che tramontata questa, diciamo, sbornia per il governo populista, per il governo dei no, il governo che è contro qualcosa, tornerà la voglia di un partito, di un'area che propone e che sogna. Io sono in Forza Italia per quello, non la mollo, perché ci sono oltretutto anche affezionato e quindi sono convinto che i fatti mi daranno ragione.